Nell'affollato edificio del segmento C, Renault prova a cambiare il ritmo del suo design e delle sue innovazioni attraverso nuova Mégane Buzz. Something's coming over me. Più lunga di 64 mm, più bassa di 25 mm, nuova Mégane Buzz presenta delle spalle grindose e molto determinate, proprio perché vuole riprendere un nuovo design innovativo. Nella parte inferiore dell'auto e sul cofano, le linee sono tese, precise, spinte in avanti per favorire il dinamismo del veicolo, con gruppi ottici dal design a C, davvero particolare. Come possiamo notare, lo spazio tra carrozzeria e pneumatici è stato ridotto. Perché? Per rendere migliore l'auto dal punto di vista estetico e per la qualità percepita del veicolo. Per quanto riguarda la capienza del nostro bagagliaio, arriva fino a 363 litri. L'unico difetto che possiamo trovare è la soglia di carico un po' alta, che può essere un problema nel momento in cui inseriamo i nostri bagagli. Lo spazio per i passeggeri posteriori risulta ottimale per due persone, in tre sarebbe un po' stretto lo spazio. L'unico problema che forse possiamo trovare è il giroporta, un problema per le persone alte di statura. Nuova Mégane dispone dal punto di vista tecnologico il sistema AirLink 2, inoltre troviamo il tasto Multisense, dove troviamo 5 opzioni: Sport, Comfort, Eco, Natural e personalizzabile. Lo schermo ricorda un po' quello di uno smartphone o di un tablet, è infatti di 8,7 pollici. Dal punto di vista inoltre tecnologico, possiamo tenere sotto controllo il nostro telefono, il navigatore, la radio, proprio per avere sempre sotto controllo le nostre applicazioni e tutto il necessario quotidiano. Sulle versioni Bose, come l'esemplare da noi provato, gli ingegneri di Bose e di Renault hanno lavorato in stretta collaborazione per elaborare un suono su misura, grazie alla posizione ottimale di un altoparlante centrale anteriore, di altri 8 altoparlanti ad alta performance suddivisi nell'abitacolo e di subwoofer integrato nel vano bagagli. Questo insieme assicura un suono preciso, chiaro ed equilibrato. Il sistema Multisense consente di personalizzare l'esperienza di guida agendo sulla risposta del pedale, dell'acceleratore e del motore, sul tempo di innesto dei rapporti, sulla resistenza dello sterzo, sull'atmosfera luminosa dell'abitacolo, nonché sulla funzione massaggio del sedile conducente, se prevista. Le modalità di guida sono 5: Sport, Comfort, Eco, Natural e personalizzata. Le funzioni sono davvero tante, quindi è richiesta un po' di pratica. Amici, per quanto riguarda gli interni della nostra macchina possiamo trovare soltanto parole di apprezzamento. Infatti gli interni sono nettamente superiori rispetto agli altri modelli precedenti della casa Renault. Un particolare che non voglio mettere in secondo piano sono quello dei LED che circondano tutto il nostro abitacolo. Per quanto riguarda invece la visibilità, cosa molto fondamentale per una macchina, possiamo trovare i montanti anteriori che sono armoniosi, mentre quelli posteriori sono leggermente un pochino più grossi, però nel complesso abbiamo una visibilità ottima. Inoltre, per quanto riguarda la ripresa della nostra macchina, passiamo in circa 11 secondi da 0 a 110 km/h.
Molto buona l'insonorizzazione e il comportamento sull'asperità dell'asfalto e anche in autostrada si avvertono pochi frusci aerodinamici. Molto utile è il sistema Multisense che permette di variare a seconda delle situazioni il comportamento dell'acceleratore e dello sterzo e, selezionando la modalità sport, è percepibile una brillantezza maggiore del propulsore e una risposta più diretta dello sterzo. La media rilevata è di 18 km con un litro, mentre su strade statali si arriva a superare i 20 km con un litro. In città la media è di 16,8 km con un litro. La gamma motori prevede il benzina 1200 in due step di potenza, 100 e 130 cavalli e il TCE da ben 205 cavalli della GT con sistema full control, mentre le motorizzazioni diesel sono il 1500 DCI con potenza da 90, 110 e 130 cavalli e il 1600 DCI da 165 cavalli con sistema full control. On a path to better times. All the good times. In conclusione, la nuova Mégane rappresenta sicuramente un grosso balzo in avanti per la casa francese nel segmento C rispetto alla generazione precedente, con un radicale cambio di design e dotazioni tecnologiche di ottimo livello, con l'ingrande touchscreen che domina la plancia e ottimi consumi. Di certo il prezzo dell'esemplare in prova è impegnativo, 29.350 euro non sono pochi, ma la versione base parte da 18.650 euro. Amici, il test drive per oggi finisce qui, però cosa importante, iscrivetevi al nostro canale Motore Online, dove potrete vedere altri test drive e altri contenuti. Mi raccomando, mettete like a questo video e se volete commentate. Al prossimo test drive, ciao!